GFV Pantonella su Donna Maria, il nostro non amore, lui era causa dei miei malumori. Nella casa del GFV non c'è spazio per la pace e i momenti di gioia. Dopo aver festeggiato il compleanno di Andrea Maestrelli, immediatamente la casa più spiata d'Italia si è spaccata nuovamente in due, creando ancora una volta diversi gruppetti. In sala pranzo però, Antonella Fiordelisi continua a sfogarsi con i suoi compagni d'avventura, parlando ancora della fine della sua storia d'amore con Edoardo e puntando il dito contro quest'ultimo. La storia d'amore tra Edoardo e Antonella sembra giunta al capolinea. Nell'arco di un mese, Antonella ed Edoardo si sono più volte lasciati e ripresi. L'ultimo litigio risale a qualche giorno fa, dopo la puntata di lunedì 20 febbraio 2023, dove Fiordelisi ha accusato il suo ragazzo di aver messo l'amicizia al primo posto e l'amore al secondo. Nella casa del GF VIP, nella mattinata di giovedì 23 febbraio, Antonella ha confermato la fine della storia con Edoardo e, sfogandosi con i suoi compagni d'avventura, ha esordito dicendo: "Adesso che non sto più con Edoardo, io avrò meno problemi. Lui era la causa dei miei malumori. Io sto male quando sto insieme a lui. Perché lui sceglie sempre di stare con queste persone che gli fanno solo del male." Davide, intento ad ascoltare lo sfogo della donna, ha cercato di tranquillizzare la sua compagna, dicendosi sicuro del fatto che probabilmente i due faranno nuovamente pace, per poi tornare a discutere, dicendo: "Voi due siete come un cane che si morde la coda." Antonella tuttavia non si dice convinta del pensiero di Davide, bensì ha rincarato la dose dicendo: "Questa volta sono sicura di aver messo un punto alla mia storia con Edoardo. Questo non è amore, lui mette al primo posto gli altri." Giovedì 23 febbraio 2023 tornerà su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello VIP, il reality show condotto da Alfonso Signorini e le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Durante la diretta ci sarà una nuova eliminazione tra i quattro vipponi al televoto: Nikita, Nicola, Antonella e Antonino. Si parlerà poi delle ultime vicende della casa, in particolare modo degli ultimi scontri tra Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi, i quali sembrano ormai arrivati ad un punto di non ritorno. Spazio poi all'amore tra Edoardo Tavassi e Nicolin Curvaia, i quali, nei giorni scorsi, si sono concessi la prima cena romantica nella casa del GF VIP. Tuttavia in questi giorni Luca Onestini e Oriana Marzoli, dopo la puntata di lunedì 20 febbraio, si sono scagliati contro il programma e contro gli autori, accusando di non aver mostrato tutte le immagini durante la scorsa puntata.